l'ultima novità della stazione di Milano. La inaugura il ministro Angelini, la benedetta l'arcivescovo Montini. Due scale mobili che portano automaticamente dall'ingresso al piano dei binari 16.000 persone all'ora. Sono le più lunghe che esistano in Italia. Ci è voluto un anno per costruirle. D'ora in poi a Milano si comincia a viaggiare appena entrati in stazione. A circa 150 km dalle loro coste, in pieno Atlantico, gli americani vanno costruendo delle stazioni radar. Le sole piattaforme sono costate $1 milione. Oltre che alla difesa del continente, queste basi serviranno come stazioni meteorologiche e come punto d'appoggio per gli elicotteri. I tecnici addetti all'opera vengono ogni sera trasbordati su una nave a mezzo di un carrello aereo. Non si accetta personale che soffra di vertigini o di mal di mare. Cassiani assisterà alla processione per il millennio della Badia Basiliana di Sant'Adriano. Il pontificale e la benedizione con l'incrocio dei candelabri sono officiati dall'archimandrita e dal vescovo greco ortodosso. I colli di questa terra cosentina furono trincee contro gli assalti saraceni. Li proteggevano le reliquie di Sant'Adriano, nel braccio d'argento levato a benedire. Sono 150, provengono da ogni parte d'Italia. Si congedano dalla loro vecchia famiglia, si preannunciano alla famiglia nuova. Sono fidanzate o spose per procura. Ma l'amore non toglie l'appetito a queste giovani donne che si preparano ad essere salde mogli e forti madri. Sapranno fare un caffè altrettanto aromatico nelle loro future case d'Australia. Si imbarcheranno a Trieste, da Genova partono in treno. Un modo di farsi augurare due volte buon viaggio.